Ciao a tutti belli e brutti da vostro Cristian De Ares, eccoci tornati con il nostro simpatico FIFA 18 e la nostra console Xbox One. Allora, praticamente andiamo a terminare il nostro Roberto Carlos, la sfida di Roberto Carlos. Ho provato Puyol, onestamente non è male, però non è Roberto Carlos. Da quanto mi ha detto mio nipote, praticamente oltre a questo pacchetto, oltre a Roberto Carlos, dà un pacchetto da 100.000 crediti dove ci sono tanti giocatori. Quindi vediamo un po' se riusciamo a trovare qualcosa. Ah, qua praticamente ti chiede un solo personaggio, ma deve essere per forza di cose un'icona. Mettiamo qualsiasi. Mettiamo Roberto Carlos. Mettiamo Puyol. Puyol che l'ho pagato 390. Cos'è? 396.000 crediti. Però adesso, visto che costa sui 415, c'è gente che l'ha pagato anche di più. Quindi vuol dire che sono stato abbastanza fortunato. L'ho preso un paio di giorni fa, tanto per provarlo. Ci ho fatto tre partite, ci ho fatto un gol. Allora, direi di comunicarlo, comunica rosa. Mi tira prima un pacchetto giocatori rari maxi. Quindi oltre a Roberto Carlos mi ha dato anche questo pacchetto giocatore. Mi ha detto che costa più o meno 100.000. Quindi Roberto Carlos, sia lodato, finito, portato al termine. Ecco qui la carta, è uno spettacolo, 92 di velocità, 81 di dribbling, 83 di tiro, cioè è una bestia. Difesa e fisico 86. Per un terzino veramente una cosa allucinante, passaggio 84. Poi vabbè, se si aggiunge una cosa tipo ombra o catalizzatore, cioè diventa spaziale. Quindi niente, andiamo. Qui ce lo mandiamo in via club, poi lo proverò, ci farò qualche partita online e via dicendo, e poi da lunedì si inizierà con l'on the road. È probabile che farò tipo lunedì e mercoledì le partite, le farò una o due, poi scrivete voi nei commenti qua sotto cosa preferite, se magari due partite a botta oppure una partita alla volta, va bene. Io ho intenzione di iniziare una partita alla volta, poi vedete voi se vi sta bene a due. Grazie ancora per i suggerimenti. Se ne avete altri, fate pure, che la cosa è molto gradita. Allora, andiamo a vedere nel negozio. Eccolo qua, praticamente sono 24 carte, 24 oro, 24 rare su tutti i giocatori. Andiamo a vedere un po' che cosa riusciamo a trovare. Speriamo in bene. Ultimamente sono stato abbastanza sfigato. No, non è neanche un tabellone. Quindi sono tutti sotto l'82. Sotto l'83 82 solita sfiga. Quindi questo è il massimo che potevamo dare, perché giustamente in un pacchetto da 100.000 farti trovare un tabellone era troppo complicato. Però vabbè, sono 3 82 che c'è Giovinco, Begovic che è molto buggato, quindi è buono come portiere. Questo che sembra il portiere del Barcellona, quello olandese, Lens, Germain, io ce l'ho If ed è una bestia, Ronaldis, Batshuayi che è molto buggato, viene molto utilizzato soprattutto e costa poco, questa è una statistica, Nastasic che è forte. Vietto, vabbè, il solito pippone. Abate, una volta serviva per la sua velocità, adesso manco quello. Questo lo trovo sempre. Origi, la versione if è buona. Questo qua è una statistica, questo è una statistica, questo è una statistica, sembra cantetto. Vabbè, questa è una statistica, questo lo trovo sempre. E poi Milinkovic e Savic che è forte. Quindi nulla ragazzi, questo è il pacchetto che mi hanno dato insieme, vabbè, una cosa in più, sono giocatori che posso utilizzare, c'è la sfida, quella 81,
contatturo più, li butterò lì e vediamo un po' che cosa trovo. Spero di provare almeno lì qualche 83, così faccio la sfida della scuola settimana 15, spendendo veramente poco, anche perché i prezzi sono saliti alle stelle degli 83-84, come al solito. Quindi nulla ragazzi, grazie a tutti per i punti per la visione di questo video. Se vi è piaciuto un bel pollicione, scrivete nei commenti suggerimenti, se avete suggerimenti utili per quanto riguarda l'inizio dell'on the road. Praticamente ho intenzione di iniziare con una schermata apposita, stile studio televisivo, dove ho sulla sinistra, sulla destra, adesso devo vedere, una tabella con le istruzioni e via dicendo. Poi quando c'è la partita schermo intero con me, come al solito, come tutte le partite. E poi magari nel secondo tempo vedere le statistiche della partita ancora con la schermata, aggiungendo poi, aggiornando la tabella con tutti i vari risultati tipo assist, gol e punteggi e punti che sto facendo in quel momento. Quindi nulla ragazzi, se avete commenti vi ricordo scrivetemelo qua sotto e niente, grazie a tutti i belli e brutti del vostro Cristian Ares e ci vediamo col prossimo video. Ciao ragazzi!